di questa partita comunque dominata dal Padova, il Padova che non ha rischiato niente o poco niente. Sì, penso che è una partita che, a parte averla dominata, eccetera, dove abbiamo dimostrato che ci sono delle qualità in questa squadra. Cioè, è una partita che assomiglia molto, diciamo, a quella del sabato scorso, solo che sabato scorso il gol non l'abbiamo fatto, quest'oggi l'abbiamo fatto rapidamente, pertanto la partita si è messa da un punto di vista anche psicologico in positivo. E dopo penso che abbiamo dimostrato, diciamo, al di là dell'avversario, di avere, diciamo, una personalità che ci ha permesso, diciamo, nel secondo tempo di controllare la partita e magari anche creare qualche altra occasione. Pertanto niente di straordinario dal mio punto di vista, ma sicuramente un buon segnale È sempre importante. di convincimento che possiamo avere una buona squadra vista in prospettiva, ripeto, senza che diciamo che abbiamo fatto qualcosa di trascendentale oggi, insomma, abbiamo fatto qualcosa di normale. Le passo l'auricolare, Giorgio, hai domande dallo studio? No, mi piace poi sempre il presidente Giorgio Programmi che ha i piedi per terra, quindi è tutto vero. È vero che poi anche il Padova ha due gare, le prossime. Beppi Bergamin con due squadre che sono in basso alla classifica, e questo cosa vuol dire? Che nell'eventualità che con il Fano e che con la Maceratese il Padova riesca chissà a portare a casa il bottino pieno, può ritornare a quell'entusiasmo che non vedo ancora nelle gradinate dello stadio Ugarno, dove dovrebbe esserci più gente, e nell'entourage. Ecco, mi auguro che queste due gare siano il lascia passare a un entusiasmo diverso da quello attuale. Dopo il resto tutto bene, il padre l'abbiamo visto oggi, ci è piaciuto a tutti. Ma io penso che oggi magari è giusto che il Padova valga 3.700 spettatori, magari fra qualche domenica chissà che ne valga 5.000. D'accordo, hai risposto, Bravo. sicuramente dicevo che queste due partite sono proprio, diciamo, danno proprio la possibilità per sperare in questo, e che se dovessero andare, toccati tutto quello che c'è da toccare a buon fine, magari 5.000 per tutto quello, l'impegno che ci metti, sicuramente che mette la società, ovviamente dovrebbe vederli nelle prossime gare casalinghe. Quindi questo è l'auspicio e il desiderio mio attualmente. Me lo auguro, Poi grazie.